La nostra proposta di visita si articola su due piani. Al primo piano raccontiamo le vicende della famiglia Campatelli attraverso la visita del piano nobile, la casa vera e propria. Ogni stanza della casa è dedicata a un membro della famiglia Campatelli, proprio per fare in modo che siano loro stessi a raccontarci la loro storia. E infatti in ogni stanza, oltre agli arredi originali, sono presenti oggetti, foto, libri che rimandano alle vicende biografiche del personaggio. Al secondo piano, invece, nelle antiche soffitte, c'è un racconto digitale che ripercorre mille anni di storia di San Gimignano e in più è possibile accedere alla nostra torre, alta 28 metri, e dall'interno si ha la visuale della struttura architettonica di una torre, appunto, del periodo medievale. Le vicende della famiglia Campatelli sono divertenti, ci sono alcuni personaggi appartenuti a questa famiglia che hanno delle vicende veramente molto particolari. Mi viene in mente per esempio Guido Peyron, che era lo zio della nostra donatrice, ma anche pittore fiorentino d'inizio del Novecento. Era un amante dell'arte in tutte le sue forme. Partecipava ai circoli letterari fiorentini, era amico di Aldo Palazzeschi, Alfonso Gatto, Eugenio Montale. E addirittura amante appunto dell'arte in ogni sua forma, nel 1956 pubblica un ricettario, Note sulle cucine ed altre cose, in cui ripercorre attraverso i suoi ricordi e attraverso i profumi, i sapori, tante ricette che hanno fatto parte della sua vita, quasi una sorta di diario gastronomico. E noi lo conserviamo ovviamente la copia originale qui a Torre Casa Campatelli. Durante le visite guidate ci piace ogni tanto aprire il cassettone della sala da pranzo, tirare fuori questo ricettario e farlo sfogliare ai nostri ospiti, come una chicca in più da regalare appunto ai nostri visitatori. Un'altra stanza particolare, per esempio, è il salottino della torre. Chiamato così proprio perché è all'interno della torre medievale ed è dedicato alle donne della famiglia Campatelli che nell'Ottocento passavano la maggior parte del proprio tempo in casa dedicandosi al ricamo, al gioco delle carte, alla musica, alla lettura. E infatti in questa stanza tanti oggetti rimandano appunto al mondo femminile, come i fiori nella tappezzeria, ma anche nel pavimento dipinto a mano che simula la presenza di un tappeto, o ancora la finta carta di apparate, anche questa floreale. Ma è contenuto in questa stanza anche un bellissimo Pleyel del 1840, questo bellissimo pianoforte che ogni anno dobbiamo riaccordarlo perché necessita di cure speciali. Ma c'è una bellissima sedia da gioco del 1800 dove le donne si sedevano al contrario, appoggiavano gli avambracci per non affaticarli troppo e per poter conversare o giocare a carte più comodamente. O ancora nel salone centrale, il salone dello sfarzo, dove i Campatelli accoglievano gli ospiti più illustri, una stanza che riporta i simboli dell'alta borghesia toscana, come per esempio i granduchi di Toscana appesi alle pareti, c'è un bellissimo camino neorinascimentale, c'è lo stemma della famiglia Campatelli, e quindi tanti oggetti, tanti dettagli che richiamano appunto al periodo in cui i Campatelli sono arrivati a San Gimignano e che conducono i nostri visitatori a fare quasi un viaggio nel tempo.